interessantissimo paper sulla attuale crisi economica, una diagnosi secondo l'economia quantica e una possibile soluzione. Anche Bernard Smith si è mosso molto, ha scritto molto sul sistema internazionale dei pagamenti ed ha scritto qualcosa anche proprio prima di andare via, che lei in futuro pubblicherà. Problema del debito estero in valuta straniera e soluzione anche diciamo l'idea di Keynes del banco. Cosa ci dice su tutto questo? Qual è la sua opinione sul sistema internazionale, ecco, i pagamenti e l'economia internazionale? Sì, allora vorrei prima di tutto puntualizzare che Bernard Smith lavora su queste cose da probabilmente una quarantina d'anni. Cioè si è sempre interessato molto anche all'aspetto internazionale e io ho collaborato con lui, dunque anche il paper al quale lei si riferisce molto gentilmente è frutto di questo lavoro fatto con lui. Il testo che pubblicheremo tra non molto, al quale sto ancora lavorando, è un testo straordinario in cui si analizza il problema del debito sovrano, il debito estero, debito dei paesi, più detto debito dei paesi. È un problema enorme perché è all'origine della crisi attuale, no? Gran parte della crisi finanziaria attuale, in modo particolare se pensate alla comunità europea, all'Unione Europea, Grecia in primis, ma poi anche Portogallo, Spagna, Italia, sono paesi fortemente toccati da questa crisi. È un problema gravissimo al quale si deve poter dare una risposta e in questo testo che pubblicheremo appunto oltre a essere spiegata l'origine di questo debito si spiega anche come risolvere il problema, quale riforma adottare per risolverlo. Dunque cercherò di darvi alcune idee perché è un problema complesso ma affascinante e importantissimo per le sue ricadute pratiche. Non è solo un problema affascinante in termini teorici, perché è sicuramente molto complesso, dunque è anche bello lavorare su queste cose, ma è soprattutto un tema estremamente importante a livello pratico, perché le popolazioni di questi paesi stanno soffrendo oggi enormemente e continueranno a soffrire se non si porterà una soluzione definitiva a questo problema, che è un problema assurdo. No? Questo, se volete, l'originalità della scoperta scientifica, si tratta di una vera e propria scoperta scientifica di Bernard Smith, riguardante la formazione del debito estero. Allora, cerco di essere chiaro, è un argomento non proprio molto facile, ma farò del mio meglio. Chiariamo prima di tutto un paio di punti. Come lei ha detto giustamente, si tratta del debito dei paesi in moneta estera. Ecco, è bene chiarire questo, non è il debito pubblico. Si confonde molto spesso oggi il debito estero o sovrano con il debito pubblico. Il debito pubblico è il debito dello Stato, ma lo Stato è un residente del paese. Ci sono molti residenti in un paese, tra i quali lo Stato, che rappresenta spesso anche il paese, anche questa funzione, però la produzione, per esempio, pubblica in Italia è una parte soltanto della produzione italiana. La produzione nazionale italiana è ben più della produzione pubblica. Dunque l'economia pubblica fa parte, no, del sistema economico italiano. Dunque il debito estero o il debito sovrano vanno considerati in quest'ottica, ossia si tratta del debito contratto dal paese, in quanto insieme di tutti i suoi residenti. Oggi è sicuro che la Grecia o l'Italia sono paesi fortemente indebitati, sia a livello pubblico, cioè il debito pubblico italiano lo sappiamo è molto elevato, e si parla praticamente solo di questo, tutte le misure che vengono imposte all'Italia o alla Grecia, dalla Germania, dalla Troica e così via, sono misure terrificanti che pesano enormemente sulla popolazione e che riguardano essenzialmente il debito pubblico. Però quando si pensa alla situazione complessiva italiana o greca,
si pensa al debito del paese. Allora si dice, sono paesi fortemente indebitati, per uscire da questa situazione devono risanare le finanze pubbliche. Allora, se fosse vero, non sarebbe sufficiente, perché il debito complessivo del paese è anche di natura privata. Dunque, anche se non è vero, è sbagliata questa impostazione, ma fosse corretta, no? Dicessimo sì, il debito è quello dei residenti e non del paese, dovremmo risanare la situazione non solo pubblica ma anche quella privata. Ora tutta questa impostazione è sbagliata. Si pensa oggi, si sostiene, tutti gli esperti di economia internazionale sostengono che i paesi sono indebitati perché acquistano più di quanto non vendano. Se volete importano più di quanto non esportino, ma non sono solo esportazioni commerciali, sono la somma dei loro acquisti, anche finanziari. Se la somma dei loro acquisti finanziari e commerciali, cioè tutti, supera la somma delle loro vendite, si dice che questi paesi hanno un disavanzo, sono in deficit. E dunque sono indebitati, perché per coprire il disavanzo si devono indebitare. Se sono fortemente indebitati, perché hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità. Dunque è giusto adesso che facciano sacrifici anche enormi, perché devono finalmente ripagare ciò che hanno ottenuto gratuitamente dal resto del mondo. Ecco, tutto questo non ha nessun fondamento scientifico. È fondato su un'incomprensione fondamentale delle identità a livello internazionale, anche delle identità contabili, della bilancia dei pagamenti. Si parte dal presupposto che i paesi non paghino le loro importazioni nette o in eccesso. Ora, i paesi non importano nulla, sono sempre i residenti che importano. E i paesi non esportano nulla, sono i residenti che esportano. Ora, tutti gli importatori italiani pagano le loro importazioni. Gli importatori greci pagano la totalità delle loro importazioni. Le pagano in moneta italiana, se possiamo esprimerci in questi termini. Li pagano con un reddito, no, nazionale, che per di più è in euro. Oggi si sostiene che esista una moneta unica, figurati. Ancora più semplice in fondo, no? Se veramente c'è la moneta unica, pagare in euro in Italia è come pagare con euro in Germania o ovunque. Dunque, se gli importatori italiani pagano in euro, pagano con una moneta anche considerata una moneta di riserva, insomma. Ma se tutti gli importatori hanno pagato, per quale motivo il paese dovrebbe essere indebitato? È assurdo non sostenere che l'Italia è indebitata come paese, o la Grecia. È totalmente assurdo. Sarebbe corretto sostenerlo solo se gli importatori italiani non pagassero le importazioni. Nella misura delle importazioni equilibrate, il problema non si pone, ma nella misura delle importazioni nette, non bilanciate da esportazioni equivalenti, bisognerebbe provare o sostenere che gli importatori non pagano, e vi assicuro non è vero. La totalità delle importazioni è pagata, ma allora perché mai c'è questo debito? Non dovrebbero esserci. Ecco, quello che Smith dimostra è che nell'attuale situazione, nell'attuale non sistema dei pagamenti internazionali, l'espressione non sistema dei pagamenti internazionali è stata coniata da esperti statunitensi già 20 anni fa. Dunque si sa, molti sanno, che non esiste un vero sistema di pagamenti internazionali. L'assenza di un vero sistema, no, fa sì che ci sia disordine, un enorme disordine, per cui si viene a creare una situazione nella quale, ma non è dovuto
dunque al, non è un'imposizione da parte di altri paesi sul, so, sull'Italia o la Grecia, è l'intero sistema che non funziona correttamente e impone un duplice onere del debito estero. In altri termini, il debito estero è due volte l'ammontare di quello che dovrebbe essere. No, non dovrebbe esserci nei termini in cui abbiamo detto. Se c'è e rappresenta semplicemente il pagamento dei residenti, va bene, ma c'è una volta. Oggi c'è due volte. Cioè, io potrei dimostrarvi, e in questo testo che pubblicheremo c'è anche una parte statistica, nella quale si dimostra, statistica alla mano, come il debito di questi paesi sia due volte più elevato, no, di quanto sia giustificabile sulla base del conto corrente, del valore delle riserve ufficiali e di tutte le variabili che vanno prese in considerazione in questo caso. Dunque è una situazione assurda. Hanno pagato e vengono considerati come se non lo avessero fatto, si ritrovano con un debito che non dovrebbero avere e che viene loro chiesto di pagare. Ora, su questo debito del tutto ingiustificato, bisogna pagare gli interessi. Deve essere da una parte ammortizzato e in più si devono pagare gli interessi. È una situazione drammatica, difficilissima, dalla quale non possono uscire questi paesi. È impossibile. Ora, la riforma proposta, la cosa interessante è questa, che è una riforma che può essere adottata da qualsiasi paese individualmente. Ci sono altre soluzioni possibili a livello di un insieme di paesi o a livello globale, no? Internazionale, una nuova Bretton Woods con un nuovo sistema fondato sull'uso di una moneta internazionale e così via. Ma questa è una soluzione del futuro, ci arriveremo sicuramente, il mondo ci arriverà. Oggi dobbiamo trovare qualcosa che può essere implementato molto rapidamente e questa è una soluzione che può essere adottata da ogni paese senza nuocere nessun altro paese, perché i creditori verrebbero pagati. Quando dico c'è un duplice indebitamento, l'altro modo di dirlo è che l'Italia, per esempio, paga due volte il suo debito, no? Due volte quello che dovrebbe pagare, la Grecia è la stessa cosa. Ma i creditori dell'Italia non sono pagati due volte, altrimenti sarebbe un problema. Prima di tutto lo sapremmo, tutti lo saprebbero, per cominciare i creditori che intascherebbero molto più del dovuto. E poi sarebbe probabilmente impossibile risanare il sistema o dire all'Italia se volete potete, no, adottare una riforma che vi permetterà di pagare una volta sola, perché gli altri non l'accetterebbero. In realtà i creditori sono pagati una volta sola e continuerebbero ad esserlo con la nuova riforma. Il secondo pagamento è approfitta alla bolla speculativa, e la bolla speculativa è questa questa massa speculativa, no, di capitali erratici e apolidi che creano un disordine enorme a livello internazionale e della quale non si conosce l'origine. Ora, l'analisi di Smith permette di spiegare anche l'origine della bolla speculativa e la sua costante espansione. Una riforma del genere permetterebbe all'Italia di guadagnare, no, miliardi di dollari. Noi ci esprimiamo in dollari perché le statistiche poi della Banca Mondiale e del Fondo Monetario sono tutte espresse in dollari, ma se volete miliardi di euro ogni anno, perché verrebbe ridotto di metà il debito e permetterebbe al governo italiano di beneficiare di un'entrata equivalente in euro da investire, perché questo è previsto dalla riforma. La riforma vuole che, se non venisse fatto, la riforma non funzionerebbe. Lo Stato o il governo italiano dovrebbe investire questi miliardi nella produzione. E qua si raggiunge un po' quanto diceva in un certo senso. No, però sarebbe veramente un
un investimento in grado di diminuire dall'oggi al domani, molto rapidamente, il livello di disoccupazione in maniera decisamente impressionante, cioè determinante. Dunque, a questo livello credo che il risultato della ricerca, che come dicevo prima, deve sempre avere delle implicazioni pratiche, l'economia deve servire, no, al sistema economico e dunque alla popolazione, a tutti, deve servire a risolvere i problemi, a creare un sistema al servizio, no, di tutti, dunque di combattere tutte le patologie delle quali abbiamo parlato prima a livello nazionale, e combattere questa patologia, che è una patologia invece che nasce a livello internazionale, permettendo ai paesi finalmente di uscire da questa crisi, no, gravissima e del tutto ingiustificata. E la cosa assurda è questa, e quello che sto dicendo è difficile da capire, va contro il cosiddetto senso comune, non si capisce come sia possibile che una, se io le dicessi che c'è un meccanismo tale per cui se lei si indebita di 10, in realtà il suo debito complessivo è di 20, mi direbbe che sono pazzo, no? E sarebbe, non potrei dimostrare il contrario, d'altra parte, sarebbe errato da parte mia sostenerla, e poi del tutto incomprensibile. Ora, a livello internazionale è quello che succede, a livello internazionale il debito si raddoppia, ma in maniera meccanica, se volete, cioè a causa di un meccanismo legato alla struttura dei pagamenti. Non c'è nessuno che è responsabile di quanto sta succedendo, non è la Germania che impone all'Italia, è vero che la Germania lo fa, è vero che la Troica lo fa, ma lo fanno per ignoranza, lo fanno perché non conoscono, non sanno che in realtà non dovrebbero farlo, perché è loro interesse risolvere il problema. Se noi ci dicessimo, no, i tedeschi o la Troica o chi volete, non faranno mai nulla perché hanno tutto da guadagnare dall'attuale situazione, ci impongono dei sacrifici enormi perché così loro ne beneficiano. Se fosse vero, allora sarebbe uno scontro, allora bisognerebbe uscire dall'euro per cominciare, bisognerebbe affrontare i problemi in maniera completamente diversa. E non riusciremmo probabilmente mai a uscirne veramente, no? Sarebbe uno scontro continuo in un sistema o nell'altro. La creazione degli Stati Uniti d'Europa sarebbe un bel sogno da abbandonare per sempre, così come tanti altri sogni, ma non è questa la realtà, ed è ovvio. Paesi come la Germania, gli Stati Uniti, questi sono paesi che hanno bisogno di poter avere dei partner commerciali ricchi e non poveri, in via di arricchimento, di sviluppo e non in via di sottosviluppo, non con l'acqua alla gola come succede oggi. Dunque, se l'Italia con una riforma risolvesse i suoi problemi, i primi ad essere contenti sarebbero i tedeschi. E se i creditori, supponiamo che i creditori siano tutti tedeschi, non è il caso, ma anche lo fossero, per loro non cambierebbe nulla, verrebbero pagati come lo sono oggi, una volta sola. Verrebbe a mancare il secondo pagamento, del quale però approfitta questa bolla speculativa che nuoce a tutti, crea solo disordine nel mondo. Oggi siamo in un sistema disordinato e per uscirne è necessario capirne l'origine e poi adottare le misure, la riforma o le riforme adatte per uscirne. E io credo che l'importanza di questo testo risieda proprio in questo: da una parte una spiegazione di ciò che pare assurdo e che in realtà non lo è, ma il risultato semplicemente di questo non sistema di pagamenti, e poi la proposta di una riforma semplice per di più. L'analisi non è semplice, ma la riforma lo è, che permetterebbe veramente ai paesi di uscire da questa crisi. Io credo che sia importante discutere di queste cose. No, non, dico, abbiamo ragione, dovete ascoltarci, se non lo fate. A me non interessa essere ascoltato perché mi si dica sì, avevi ragione. Non, così come non interessava
a Berna Schmidt. Ma se abbiamo ragione, se e non si fa nulla, no? Allora questo è grave, molto grave, perché chi ne fa le spese non è il grande economista che difende il suo orticello, no? Ma è la popolazione, no? Che ne subisce le conseguenze. Dunque, io credo che la vera ricerca scientifica, no? Va al di là delle persone e di quello che uno può pensare di trarre personalmente a livello di fama o meno. Tutte queste sono cose che non meritano, no? Di essere nemmeno discusse. Se invece il problema è un problema reale, un problema serio, questo va affrontato in tutti i modi, bisogna approfondirlo, non si può, no? Trascurarlo dicendo ah, ma è troppo difficile, no? No, ma queste cose le capiscono solo pochi, non è no. Bisogna assolutamente chinarsi su questi problemi e bisogna farlo il più presto possibile. Ha già un titolo per il testo? Il testo sì, credo che sì, però sono sicuro di ritrovarlo, ma aspettate. Sì, già. Il titolo probabilmente sarà questo, se lo devo tradurre per l'inglese, ma il doppio onere del debito estero e la formazione del debito sovrano, diagnosi e rimedi. Grazie.